Salve a tutti. Dopo aver pubblicato un po' di video che non c'entrano un cazzo col Griffin, ma che spero vi abbiano fatto conoscere qualcosa di nuovo, rieccomi come promesso con una nuova griffata. Siamo io e gli altri del clan Legalizas su un server vanilla con praticamente tutto sprotetto. Oltre a noi online ci sono un mod ed alcuni altri giocatori semplici. Come potete vedere, con l'aggiornamento a Minecraft 1.6.2 che ho usato per giocare questa partita, sono state aggiornate anche le shader. Ora i riflessi sull'acqua e l'illuminazione sono ancora migliori che in passato. Per questo motivo in questa griffata, anche perché rispetto ai miei colleghi non dispongo di hack, userò il mare infinito. Tecnica che ritengo devastante, estremamente poco costosa e spettacolare. Specie utilizzando questa mod per la grafica. Inoltre, come presto vedrete, il mare infinito ha la particolarità, rispetto ad altre tecniche più appariscenti come ad esempio il flood di lava, di essere una tecnica assolutamente stealth. Infatti è possibile con questo trucchetto rendere di fatto inabitabile un edificio semplicemente floodando nei solai. Il danno sarà spesso difficilmente riparabile anche usando World Edit. Almeno per un admin inesperto. Il fatto che i danni nell'immediato siano poco visibili inoltre la rende una tecnica assolutamente adatta a griffare in maniera pesante anche quei server che hanno plugin di log come il Bitbrother. Per un esempio pratico di questo utilizzo, andatevi a vedere la mia missione 8 sul server italiano Age of Miners. Il finale di quella missione è infatti proprio quello tipico che si ha quando si attacca un server con un plugin di log con questa tecnica. La cosa migliore in questi casi infatti è cercare di griffare tutto il griffabile, rimanendo nascosti e nascondendo anche il malfatto, per poi farsi beccare da un utente o dall'admin stesso usando la stessa tecnica davanti ai suoi occhi. In quel caso, dopo aver griffato lo spam davanti al sindaco della città bersaglio, questo ha chiesto l'aiuto degli owner che però, e non ho ancora capito il motivo dopo un anno dall'accaduto, nonostante avessero visto l'ho con tutti i flood che gli avevo fatto, ci hanno messo mezz'ora a bannarmi fra le bestemmie del povero mob. Griffata epica, che mi guardo ancora io stesso ogni tanto per farmi due risate. Dopo un po' poi ho capito che questo mod e gli altri utenti erano sottoterra a minare e a farsi i cazzi loro, motivo per cui ho iniziato anche a floodare i tetti nella maniera più classica. Un secchio d'acqua e qualche blocchetto sono inoltre un metodo economico per fare dei perfetti attacchi, mordi e fuggi molto appariscenti alle spalle di un admin. Il prossimo bersaglio, questo grattacielo con le colonne azzurre, è anche questo molto facilmente griffabile, usando il mare infinito. Avendo il tetto e i solai rettangolari, sarà infatti sufficiente andare all'ultimo piano, floodarglielo, e quindi al momento opportuno, e dopo aver completato bene il flood, spaccare i blocchi che delimitano il pavimento per far colare giù l'acqua. Rispetto ai normali flood fatti con un solo secchio, questo, oltre ad avere la maggior parte dell'esecuzione per così dire, in modalità stealth, è anche più difficile da rimuovere. Superando così uno dei principali svantaggi del grip con l'acqua. Bene. Ora giù. Peccato. Anche se è notte, la ripresa non è delle migliori perché non c'è nessun oggetto illuminato che si riflette sull'acqua che cola. Vabbè, passiamo al prossimo bersaglio. Anche questa piccola torre riceverà lo stesso trattamento. Vediamo come viene stavolta. Se non altro, in questo caso l'edificio presenta su ogni sua parete una colonna di pietra luce. Questo materiale di notte nelle shaders rende benissimo. Speriamo funzioni. Finito. Vediamo il risultato. Meglio che prima, ma pensavo rendesse meglio. Comunque mi chiamano gli altri, dicono che hanno fatto una roba epica mentre io stavo qui a cicischiare. Bene. Siamo sopra lo spawn e questa è lava. Vuol dire che non si sono degnati nemmeno di proteggerlo. Ragazzi, questa è epicità pura. Ed è la lava extraterrestre. Veramente i miei complimenti, mentre io giocavo con l'acqua, voi col fuoco e con l'ausilio della Fly siete riusciti a fare questo. Nessuno sta facendo riprese. Ok, non preoccupatevi, ci penso io. K.
Cari colleghi, qualche screen di questo video a voi l'ho già spedito, ma spero che vi piaccia anche il risultato finale. Questa griffata è stata soprattutto opera vostra. I nomi degli altri partecipanti li trovate in descrizione. Se Predoming e Ima non li riconoscete, è perché hanno usato degli alts. Alcuni infatti erano già stati bannati e attivamente non ne premo. Anche se alla fine mi sembra che Omicidio di Massa era riuscito ad entrare lo stesso col suo vero nick. Forse questo admin era talmente nabo che ha cancellato la blacklist dopo la loro ultima griffata. Comunque, ho finito le cose di cui parlare e mi rimane ancora un buco di qualche minuto nel video. A questo punto farò come i Nagazzi, lo riempirò solo di musica. Buon ascolto e buona visione. Questo mare infinito ed il prossimo con le shader rendono da Dio e non ho voluto tagliarli. Beh, che ve ne pare? Un bel tuffo nel mio passato da youtuber nell'era pre-Viper ci stava mettendo un po' del classico vecchio metal. Comunque è ora del finale. Come avete letto in chat, si sono accorti del casino allo SPAD. Andiamo a vedere. No. Un giocatore. C'è qualcosa che non va? Che ne dici di unire al fuoco di questo SPAD il tuo sangue? Che belli questi scontri alla pari uno contro due, di cui uno in diamantato, allo SPAD. Mi ricordano molto le partite in alcuni server factions estremamente equilibrati nel rapporto fra utenti VIP ed utenti normali. Se poi tutto questo non lo si fa da utenti VIP ma da griffer, il divertimento è assicurato leggendo la chat di lui che chiede aiuto al mod e di quest'ultimo che non lo caga minimamente. Comunque, se ve lo state chiedendo, no. Non mi hanno bannato. Né a me né agli altri, nonostante sto bordello. Vi attende quindi una seconda parte, questa griffata non è finita. Arrivederci alla prossima.